Ciao mondo, oggi un nuovo video con la Huda Beauty Desert Dusk, vi lascio al tutorial. Ho già fatto la base e passo le mie sopracciglia col Cow Brow di Benefit e disegno la parte finale. Mentre col mascara di Kiko le riempio appunto nella parte iniziale e le fisso per bene. Io amo questo mascara. Primer di Too Faced su tutta la palpebra mobile e fissa. Dalla palette di Huda comincio con Desert Sand e fisso tutto il primer. Passo a mask e lo porto nella piega del mio occhio e mi raccomando, in questo tutorial faccio una cut crease, quindi mi tengo solo nella piega. Pennellino di precisione e ametist nella piega, incomincio a disegnare appunto la riga per la mia cut crease. Io amo questo colore, cioè mi piace troppo tanto. Passo un pennello un pochettino più ampio e la sollevo e la sfumo sempre di più. Sfumo il tutto con un pennello pulito. Correttore HD di NYX per ridefinire tutta la cut crease, quindi sulla palpebra mobile praticamente tolgo l'eccesso di ombretto che si è formato. E ora passo a Twilight, questo bellissimo duochrome che all'inizio stendo con il pennello, poi praticamente mi sono arresa e ho iniziato a stenderlo col dito perché ho visto che aveva più effetto. Tattoo liner di Kat Von D e vado e disegno la mia super wing e il mio super eyeliner. Matita nera all'interno dell'occhio, questa qua è la 24 Hour di Urban Decay. Riprendo Amethyst e lo porto nella rima inferiore dell'occhio. Riprendo Twilight e lo porto nell'angolo interno dell'occhio per illuminare. Matita nera all'interno della rima inferiore dell'occhio, sapete che a me piace sbordare un pochino e sfumarla poi con un pennello a penna. Mascara, questo qua è il Perversion di Urban Decay che vado ad unire in combo con quello di L'Oreal Superstar X Fever, sia nella rima superiore che nella rima inferiore delle ciglia. Terra di Inglot, vado a fare un contouring super fred, super strong. Vado anche di blush, questo bellissimo malva freddo è fantastico secondo me con queste colorazioni. Illuminante dalla Alchemist Palette di Kat Von D, uso ovviamente quello rosa visto che siamo in questi colori e lo porto sia nello zigomo, sia sull'arco di Cupido, sia sulla punta del naso che a me piace un sacco. Volevo assolutamente provare uno dei nuovi rossetti liquidi che ho preso di Slick e ho deciso di prendere questo duochrome che mi piace un sacco. Fatemi sapere nei commenti se volete altri look, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, vi mando un bacione, ciao!